State. È stata una festa del calcio in piena regola, successo di pubblico con il Museo del Calcio di Coverciano sold out per la Notte delle Stelle. La manifestazione organizzata da TV Prato con la collaborazione del quotidiano La Nazione, con l'almanacco del calcio toscano e il portale campionando.it ha voluto premiare dirigenti, allenatori e giocatori del calcio dilettanti e di quello giovanile che si sono distinti nella stagione agonistica appena conclusa. Alla presenza dei massimi vertici del Comitato regionale toscano, rappresentati dal presidente Paolo Mangini e dall'Associazione Italiana Arbitri con il presidente Matteo Trefoloni, sono sfilati sul palco i protagonisti di una stagione davvero piena di emozioni. Non sono mancati nemmeno i colpi a sorpresa. Musica per cortesia, perché facciamo, questo è il calciomercato in tempo reale. Vai, alzami la musica. Basta. Quindi possiamo ufficializzare che Daniele Sabia dal Tau Calcio passa all'Inter. Tra i premiati da segnalare il premio Chianti Banca, andato ai tre più giovani debuttanti nel campionato di eccellenza, Giacomo Masi della Zenit Audax, Andrea Bruschi del Foiano e Vittorio Donati del San Gimignano. Il premio TV Prato è andato all'allenatore plurivincitore dell'Aglianese Stefano Ceri. Il premio Almanacco del Calcio Toscano è andato invece ad Andrea Benedetti, allenatore della Baldaccio Broni, mentre il premio campionando.it è andato al tecnico dello Scandicci, Claudio Davitti. Per la provincia di Prato la parte del leone l'ha fatta la Zenit Audax con i premi ai migliori direttori sportivi del settore giovanile andati a Marco Magni e Fabrizio Borselli e la panchina d'oro del campionato d'eccellenza per il tecnico Andrea Bellini. Il premio La Nazione invece è andato al sempreverde Maurizio Vespasiano del Prato 2000. Infine premiati anche i migliori arbitri della stagione Mario Picardi di Viareggio e Federico Masilunas di Pisa. Due fischietti in rampa di lancio. Insomma, è stata una vera e propria parata di stelle che TV Prato riproporrà integralmente lunedì 19 giugno alle ore 21:20. Un appuntamento da non perdere.